Bentornati a Horror House. Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Oggi parleremo di un film che reputo veramente un cult, uno di quei film che rimangono impressi nelle menti. Forse uno dei fantasy più interessanti dell'intero palinsesto horror di inizio anni 80. Un film sceneggiato dal grandissimo Steven Spielberg e diretto in maniera esemplare dal fantastico Toby Hooper. Di che film sto parlando? Semplice, del fantasmagorico. Poltergeist, demoniche presenze. Poltergeist è un film di Toby Hooper del 1982. Sicuramente con Poltergeist ci troviamo davanti a una pellicola che ha saputo dare veramente il là a quello che è il filone demoniaco basato sui spiriti, fantasmi, su tutto ciò che ruota intorno a queste presenze che sono celate all'interno di appartamenti, case, dove appunto le maledizioni sono la chiave di lettura di tutta l'intera storia. Poi si sa, parlare di fantasmi, presenze, insomma, sono argomentazioni che arricchiscono molto il palinsesto horror, ma soprattutto perché sono figure un po' astratte, indefinite, che riescono a teorizzare per tante sfaccettature. E in Poltergeist ci troviamo davanti a proprio a qualcosa di inquietante, ma che sa anche spaziare in momenti di tranquillità abbastanza particolari, ma sicuramente interessanti. E che dire, ora partiamo con la trama. In una tranquilla e isolata cittadina di provincia californiana chiamata Cuesta Verde vive la famiglia Freelings. Una tranquilla e semplicissima famiglia composta da padre, madre e figli, di cui la piccola Carolyn. Tutto sembra scorrere in maniera perfetta in questa famiglia. Tutto sembra essere armonico, allegro, fino a quando una sera Carolyn viene trovata a parlare da sola con un televisore. Un televisore in assenza di segnale. Da lì la celebre frase: sono arrivati. I genitori e il fratello sembrano essere un po' straniti da questa cosa, però sembra anche che non gli si dia tanto peso, poiché sia una cosa abbastanza frutto dell'immaginazione di una bambina. Fino a quando stranissimi e inquietanti episodi iniziano a cadere proprio all'interno della casa. Oggetti che si spostano da parte all'altra, luci strane, sedie che si assemblano in forme abbastanza astratte. Insomma, cosa sta accadendo in questo stranissimo luogo? La famiglia stranamente non sembra dar troppo peso a questi fatti, anzi, a tratti sembra essere quasi divertita. Fino a quando, però, una notte, qualcosa di veramente pesante e inquietante accade. Durante un tremendo e fortissimo temporale, che più che altro sembra un nubifragio, l'albero situato di fronte alla stanza di Carolyn e il fratello sembra quasi prendere vita e con i suoi rami appunto riesce a rapire e portare all'esterno il fratello, lasciando Carolyn sola nella stanza. Mentre il padre e la madre faranno di tutto per salvare il fratello in esterno, Carolyn rimane in balia di eventi straordinari, fino a farla scomparire in un vortice di luce misteriosa. La povera bambina sembra essere svanita nel nulla. La famiglia sembra essere disperata. La povera bambina sembra essere veramente scomparsa. Fino a quando, però, la bambina si metterà in contatto proprio con la famiglia attraverso il televisore. Carolyn è bloccata in un'altra dimensione, parallela tra la vita e la morte, soggiogata da terribili e inquietanti presenze. Chi si cela dietro queste entità? Ma soprattutto, perché ce l'hanno con Carolyn? L'intera famiglia, insieme a una medium e a un cast di tecnici specializzati, faranno di tutto per riportare alla vita quotidiana la povera bambina intrappolata. Però la cosa non sarà affatto semplice, anzi, sarà l'inizio di un vero e proprio incubo che durerà giorni. Che dire di Poltergeist? Principalmente che è un film veramente emozionante,
un caleidoscopio di emozioni, di luci, di effetti, ma soprattutto un titolo che riesce a spaventare veramente attraverso la concezione della presenza, la concezione delle maledizioni. Un vero e proprio incubo ad occhi aperti, che sa però catturare l'attenzione del pubblico in maniera veramente viscerale. Poltergeist è sicuramente un film che viene considerato dal pubblico un vero e proprio cult movie. Ovvio che dietro a tutto c'è un nome importante come Steven Spielberg, ma è vero anche che la regia di Hooper ha dato tutto in là a qualcosa di veramente unico. Cioè, veramente parliamo di un film che ha dalla sua la capacità di impressionare a livello visivo, grazie a un veramente comparto tecnico di effetti di elevatissima fattura, no elevata, elevatissima, e da una storia che per quanto sia semplice è ben confezionata ed è veramente credibile. Il tutto condito con scene di rara bellezza che sanno veramente catturare l'attenzione e faranno incollare il pubblico alla sedia. Un horror soprannaturale che fa dalla storia forse il suo punto cardine. A tratti rimane un po' fiabesco, molto, sì, leggiadro possiamo definirlo, però riesce a sfociare veramente in quell'horror che non ti aspetteresti mai, che sa veramente spaventarti e riesce veramente a rimanerti impresso per la vita. Toby Hooper sostenne appunto all'epoca che l'idea per realizzare questo film nacque da una sua esperienza realmente vissuta. Cioè, praticamente lui ha avuto a che fare veramente con dei poltergeist, ovvero dei fantasmi che muovono oggetti nella sua stanza, nella sua casa. E proprio questi avvenimenti gli hanno dato quell'input per creare una storia basata su questa tipologia di fantasmi, che all'epoca non erano ancora stati, diciamo, presi di mira come soggetti, e quindi è deciso insieme a Spielberg di realizzare questo film che veramente ha spalancato le porte a un genere particolarmente nuovo nell'horror fantastico, e con sé portò tantissimo successo perché i botteghini appunto incassarono veramente cifre importanti. Insomma, Poltergeist divenne un punto di riferimento. Fu un successo clamoroso. Il comparto visivo era di un pirotecnico fantastico, luci, colori, era veramente emozionante. Per non parlare del cast, che veramente era perfetto. E in primis la bambina, Carol Ann, interpretata da Heather O'Rourke, che era veramente stupenda nella sua parte. Veramente è l'emblema di un film, di una pellicola. Tutto va alla grande, il film parte in maniera molto semplice, veramente a tratti sembra di stare a assistere a una fiaba. E poi la cosa bella è che l'evoluzione che rimane impressa di questo titolo. Tutto sembra scorrere in maniera semplice, leggiato, fino a quando ci troveremo di fronte a situazioni che inizialmente sembrano essere, sì, anomale, ma veramente sembra come se fossero, tra virgolette, una sorta di normalità parallela. Fino a quando avvenimenti pesanti, orrorifici, terrorizzanti iniziano a cadere in maniera rocambolesca, che sanno veramente terrorizzare e spaventare il pubblico. Veramente io ricordo, vidi certe scene da bambino che mi rimasero proprio impresse, di cui c'è stato una del pagliaccetto che, mamma mia, la sinco quei momenti. E vi dico, ragazzi, poi l'idea, il concetto base dei fantasmi e della maledizione, appunto, è la cosa che ti incolla di più davanti allo schermo e ti fa dire, cavolo, questo sì che è un film che mi prende veramente. E parlando appunto di maledizione, Poltergeist è forse uno di quei film che veramente il cinema considera maledetti, che fanno parte appunto della famosa maledizione di Spielberg, perché nell'intera saga purtroppo morirono tantissime persone tra cast e attori in situazioni abbastanza particolari, tra cui la povera appunto Heather O'Rourke, che morì a soli 12 anni per una malattia all'epoca abbastanza incurabile. E quindi rimase appunto qualcosa che segnò la storia del cinema anche per queste situazioni purtroppo così brutte e negative. Tornando al titolo, quell'atmosfera cupa dai tratti onirici veramente riesce veramente a catturare e spaventare quanto basta, o meglio, veramente ci troviamo davanti a qualcosa che spesso saremo lì, spiazzati, nella speranza di sapere qualcosa in più. E veramente ci sarà
da farsela sotto, perché in alcuni tratti veramente siamo spiazzati da tutte le situazioni che vengono in maniera così rocambolesca. Ma il bello è proprio questo: cercare di capire il perché di questa situazione e perché viene appunto presa di mira questa famiglia, per quale motivo. Si può definire Poltergeist un film del filone paranormale di egregia fattura, ricco di tensione e di paura costante, di situazioni aberranti, insomma un vero e proprio contenitore che sa veramente accontentare tutti in ogni aspetto, con scene talmente belle che farete davvero fatica a dimenticare. Un horror fantastico ricco di elementi interessanti, seppur privo di sangue. Però il mio consiglio è: vedetelo, perché ne vale troppo la pena. E vi dico, il film attualmente è disponibile anche in questa veste, appunto in Blu-ray, e per un film del genere vederlo a 1080p con questi effetti, ragazzi, siamo su livelli talmente elevati, ma talmente elevati che, cioè, non vederlo sarebbe veramente un delitto. Per concludere, che dirvi? Vedete Poltergeist perché, se amate i film di fantasmi e appunto presenze e via dicendo, è il film che fa per voi, forse il più bello se non uno dei più belli. Il film vanta di altri due sequel, quindi Poltergeist 2 e Poltergeist 3. Ovviamente sono buoni film, ma non riescono a appunto eguagliare il successo e la bellezza dell'originale. Però ne parleremo in futuro, quindi ora che vi dico, proseguite a cercare questo film e vedetelo, perché poi sarò convinto che sarà veramente qualcosa che vi esalterà talmente tanto per chi non l'ha visto, e sarà ottimo da recuperare per chi appunto l'aveva forse un pochino rimosso, però ne dubito. Poltergeist. Quindi, ragazzuoli, vi rimando alla prossima recensione, che sarà un film abbastanza particolare, che in tanti mi avete richiesto. Ovviamente non vi dico quale, ma ci vediamo alla prossima.